Verso le pianure noi andiamo. Verso le pianure. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sono Mike Supreme, benvenuti a un nuovo episodio di Turmoil e ci stiamo spostando ancora, questa volta andiamo verso le pianure in cui si trovano riserve di gas molto vantaggiose ma anche difficili da sfruttare. Iniziamo con le offerte e se io volessi fare dell'altro invece di fare offerte, scusa porta pazienza. Ad esempio, le valvole. Con questo puoi aprire e chiudere il flusso di petrolio e gas attraverso uno snodo. Usa questo collegamento per trasportare sottoterra il gas, per far salire il prezzo del petrolio. Le talpe cercheranno il gas accanto a tutte le celle che scoprono. Cercalo! Cerchiamo il gas, vogliamo il gas! Per 500 riduce i tassi di interesse del 30%, quindi posso andare in banca e prendere un... $15,000 di prestito? Allora, oggi quanto vale? 1%, beh, puoi tenertelo! Evitiamo. Asta per i terreni, ok. Ci siamo, eh? Scegliamo una porzione di terra, scegliamo questa con i nativi. Questa con gli indiani. Mannaggia, volevo anch'io quella dei buffalo. Invece ho iniziato con gli indiani. Va bene. E iniziamo sempre con 4.700 dollaronzi. In queste terre non c'è soltanto del petrolio, ma ci sono anche delle riserve di gas. Se per fuori, uscirà fuori del gas ad alta pressione, portando con sé anche il petrolio. Oddio, pertanto fai attenzione. Ok, sono straveloci e riescono a trovare anche le pozze di petrolio a qualsiasi profondità. Bene. Wow, 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 già... Oh, wait! Allora, iniziamo da destra a sto giro, perché inizio sempre da sinistra e mi va sempre da culo. Infatti, dai, è andata abbastanza bene. Ramificazione 1, 1 e 2. Guarda, guarda quanto sono pro. E adesso mi basteranno i soldi per due cavalli da vendere alla Left Inc. Ok, mi sono espertato e adesso, come ho già fatto vedere nella scorsa puntata, cerco di dividere le ramificazioni in modo che sia più ramificata la ramificazione. Ho due trivelle e assumiamo due rabdomanti. A tutte le profondità adesso trovano i rabdomanti, quindi... Sapete cosa vi dico? Non vendo a nessuno adesso, me lo tengo io questo cazzo di greggio, va bene? Visto che voi siete dei bastardi che fate dei prezzi che fanno veramente schifo. Ho trovato una cosa. Penso che sia una riserva di gas, sinceramente. E già che ci sono adesso, faccio così. E così. Vediamo, riesco a estrarre il petrolio? Ok, non è... non è così che deve funzionare il gas, decisamente. Ok, ho esaurito il gas. non è così che deve funzionare, secondo me, però... Ci stiamo accontentando di alcuni profitti da schifo, onestamente. L'importante è che riusciamo a tirare fuori questi soldoni e mi servono 40.000 cash per riuscire effettivamente a comprare il condotto per il gas. A quanto pare non sarà una cosa semplice, perché sto facendo $6.000 in questo momento e non sta andando tanto bene, sto finendo tutti i pozzi essenzialmente, oltre al fatto che il serbatoio è vuoto essenzialmente. È crollato tutto a picco. 9.800 il verdetto. È andata abbastanza male, sinceramente. Interessi 7% al mese. Interrompo il livello. Vabbè, mi rimanevano solo le pozze di gas. Debiti con le banche 21.600. Perdita 8.500. Molto, 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 molto male, perché ho deciso di prendere quel cazzo di prestito e adesso sono meno 1.300. Molto male. Giusto da arrivare a fine mese? 5.000? Troppo veloce, costa davvero troppo. Oh, ok, allora sembra che si è messo negli affari anche il signor Coso, Riccardo, col 3% delle azioni. È venuto anche lui tra noi vincenti, vincitori. Sì. 14,
è stato il più schifo tra schifo di tutti. Blanche invece ha fatto 41, rendiamoci conto. Devo ripigliarmi perché ho fatto un casino prendendo il prestito dalla banca, un gran casino. Bene, 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 così ci va bene. Ecco, era del gas, meglio non trivellarci, perché se ci trivelli dove c'è il gas, ti spinge fuori tutto il petrolio e quindi giù di fuoriuscita e giù di casini. Giù di casini e giù perdite di soldi e già sono nei debiti, quindi sì, parliamone. Cazzo, ma potevo vendere il diamante, anzi no, no, anzi no, l'ho preso adesso il diamante, non potevo venderlo. Altro petrolio, Rabdomante, trovami altro petrolio. Dai, 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 due piccioni con una fava. Il gas vale un sacco da quello che mi è stato detto, ma non riesco per qualche ragione a raggiungere i 40.000, anche perché sono in debito, sono con debito con la banca. Guarda che roba, guarda che tubi. Che tubi, ragazzi, che tubi, è favoloso, favoloso. Ma l'avete provato sto giochetto? Cioè, ci avete giocato almeno un po'? Secondo me è uno spasso, magari non sembra così a primo. Oh mio Dio, ancora. A primo impatto magari non sembra. Però secondo me è veramente una gran figata come giochetto. Non ho bisogno della fuoriuscita, cazzo. Dai, tu e la tua fuoriuscita. Mi hai fatto perdere 40.000 dollari. Cioè, sti idioti la smettessero di prendere dal silo, chiamalo come vuoi, e invece andassero a prendere direttamente dalla fonte, eviterei di tirare tante bestemmie. Se io magari controllassi un po' di più le mie spese, magari non sarebbe neanche bisogno di fare tutto sto cazzo di casino. Perché veramente, a parte che ho rischiato di esplodere. 12 dicembre, interrompiamo il livello. Non è rimasta una goccia di petrolio. E 9.000 di multa. 9.000 di... Avevo fatto 42.000. 12.000 di debiti con le banche. 9.000 di multa. Sono stato un disastro. Disastro. Oh mio Dio, la prima volta nella storia. Anzi, non la seconda volta, perché prima era addirittura in rosso. Ma sono quello che ho guadagnato di meno. Qua si mette abbastanza male. Si mette abbastanza male. E mi sento costretto di interrompere questo livello perché si mette abbastanza male. Quindi vi ringrazio per l'attenzione, sono Mike Supreme, ci vediamo al prossimo episodio così vediamo cosa succede. Ciao e buon proseguimento, ciao! Vale, in questo caso ci sarà un NPC che ti aiuta a ottenere dei soldi e allo stesso tempo ti aiuta a ottenere lealtà nei tuoi confronti. Quindi i campi agricoli dei vicini non saranno più, lasciati...